Ciao e bentornati sul canale per fare un video alla quale ho pensato per quasi 10 anni. Anzi, inizialmente doveva essere un articolo sul blog, però niente, alla fine ho deciso di farne un video in modo che possiate vedere le espressioni facciali che forse aiutano un pochino quando si deve dire qualcosa di negativo su un paese che tanti amano e che io in primis amo tantissimo. Oggi vi racconterò le 8 o 9 cose, non mi ricordo, me le so appuntate, che non amo particolarmente dell'Australia. Facciamo 10 così vada come vada. Le premesse dovute sono due: una di setting, perché i fiori che vedete lì non dovevano esserci, ho spostato così all'ultimo, pensavo non fossero nell'inquadratura e invece sono più inquadrati di me. Bene! E numero due, più importante, malgrado io oggi parlerò dei lati negativi del vivere in Australia, per me l'Australia non si tocca, insomma. Se voleste sapere di più su cosa io penso dell'Australia in termini positivi, sicuramente sul mio blog troverete tantissime testimonianze, soprattutto legate agli anni in cui ho vissuto lì. Infatti sono stato un anno in Australia tra il 2014 e il 2015, se non sbaglio, quasi 10 anni fa ormai. So che per chi mi segue con affetto da tanti anni non dirò nulla di nuovo, ma io l'Australia l'ho amata con tutta me stessa. È stato proprio il mio posto del mondo e forse non mi sono più sentita così da nessuna parte, neanche a Edimburgo, dove io comunque sto molto bene, però per l'Australia quello era proprio un amore unico del suo genere. Malgrado questo, io in Australia non ci vivrei più. So che sono un po' tipo la volpe e l'uva, perché è molto difficile tornare in Australia, eccetera, però a un certo punto mi sono resa conto che è troppo lontana, che, badate bene, era una delle cose che mi faceva più impazzire nelle persone che prima di me avevano vissuto in Australia, quando mi dicevano ma mica potrei farlo per sempre perché è troppo lontana, no? Io dicevo ma cosa ne sai tu? Io sto benissimo qui, non me ne andrò mai, non mi importa che sia lontana. Ecco, prima avevo dei motivi per stare lontana dall'Italia, per stare lontana dall'Europa, questi motivi non ce li ho più, ho fatto pace con tante cose, ma soprattutto preferisco la vita in Europa, altrimenti ad oggi non starei qui, sarei dove pagano di più il mio settore. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Però ecco, per me l'Australia è stato un sogno irripetibile per molti versi, perché se io oggi decidessi comunque di trasferirmi lì non sarebbe la stessa vita che ho fatto, perché per quanto possa suonare strano dirlo, lavorare nell'hospitality ha permesso di creare quelle relazioni così forti in così poco tempo. Chi ha lavorato nei ristoranti lo sa, alla fine di un turno magari ti vai a fare la birra, vai a ballare in alcuni casi, vai a chiacchierare eccetera, nel tuo giorno libero, che è sempre diverso da quello delle persone che lavorano 9 to 5 dal lunedì al venerdì. Ecco, tu magari quel giorno libero lo spendi di più con le persone che come te lavorano nei ristoranti, quindi si creano amicizie molto molto forti, sono amicizie proprio finalizzate al godersi quel che resta del giorno in un certo senso. E se andassi in Australia oggi la mia vita sarebbe completamente diversa, non penso che vivrei più alcune delle cose che mi hanno fatto tanto 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 amare l'Australia, e non penso neanche che potrei vivere nello stesso posto che io ho adorato, che era il centro della città. Io all'epoca vivevo in centro in un appartamento che era un buco, raga, un buco, lo amavo tantissimo, ma ecco, adesso a 40 anni quasi non riuscirei a vivere così, in un posto così limitato, e quindi dovrei andare nella periferia di Melbourne o di qualsiasi città australiana, pagare comunque un fottio di soldi e vivere lontano dal centro, che è la parte che io preferisco per la vita australiana. Non mi piace tanto la periferia, non mi piace qui UK, non mi piace a maggior ragione in Australia. Fine della premessa. Cosa sono questi 8, 9, 10 fatti dell'Australia che non amo? Innanzitutto avrei dovuto dire il buco dell'ozono, ma ho letto che si sta riparando, raga, quindi questo lo togliamo. Noi bambini degli anni 80 proprio di cosa potremmo parlare adesso? Non, cioè, noi eravamo veramente preparati sulla materia e niente, si sta risolvendo a posto. Quindi il vero numero uno è il nero, la questione del nero. Ovviamente è una questione soggettiva, io sono andata in Australia che non avevo un mestiere in mano, ho cominciato facendo la cameriera, ho fatto solo la cameriera in Australia se non sbaglio, sì, penso di sì, e si sono approfittati di me, ma come si approfittano di tante tante persone, soprattutto di quelle che in mano non hanno un certo passaporto o non hanno determinati visti permanenti. La cosa secondo me più dolorosa era vedere fare il proporre il nero da persone che in Australia c'erano andate esattamente come noi italiani di nuovissima generazione. E non parlo solo degli italiani che avevano fatto fortuna, parlo di tante persone che si erano trasferite in Australia in momenti molto più favorevoli, perché adesso è molto più difficile con le leggi migratorie attuali, che avevano fatto fortuna lì e che trattavano le persone che venivano dal loro paese dando loro il nero con la scusa del dai, lavora da noi, almeno ci capiamo, usiamo la stessa lingua. Questo non è
stato il mio caso, io non ho mai lavorato per italiani in Australia, eppure l'ero me l'hanno proposto, e come, in tantissime circostanze. E so che è ancora così la questione, moltissimi australiani propongono il nero, quindi è una questione che lo possono fare e lo fanno. Lo possono fare e lo fanno perché non c'è questo grosso interesse nel fermare il fenomeno, non se ne parla neanche granché, almeno all'epoca nella quale io ero lì. Mentre in Italia diciamo sempre c'è il nero, la gente non paga le tasse, eccetera, che è vero, no? Ma ho notato che in Australia, ecco, questo esiste molto molto meno. Si dice meno, ma si fa. Noi italiani siamo i peggior PR di noi stessi, questo raga, lo noto sempre di più. Comunque so solo che a un certo punto io facevo due lavori, cameriera in un posto fighetto di Melbourne e cameriera in un posto in periferia che vendeva fish and chips, molto fighetto anche lì, e quando mi sono rotta la gamba in uno di questi due posti, io in entrambi i posti non ero assegnata, e quando mi sono rotta la gamba ho detto, pensa se mi fosse capitato nell'altro posto, dove il proprietario era anche una iena, non solo ci pagava in nero ma era anche una iena, penso mi fosse capitato lì, mi avrebbe buttato in un fosso con la gamba rotta, piuttosto che dire paga l'assicurazione. Me ne sono successe di ogni, ma non soltanto a me, prove di lavoro, che tu hai bisogno di lavorare, ti dicono vieni a fare una prova, che poi ti accorgi che è un vero shift, è un vero turno di lavoro, che loro non ti pagano, anche se dovrebbero, se ricordo bene, dopo le 3 ore di lavoro, e lo fanno così, magari un giorno lo chiamano te, il giorno dopo quell'altro, il giorno dopo tizio, in questo modo hanno la settimana più o meno coperta senza pagare una lira. Queste situazioni le ho viste anche capitare a dei miei amici, ed è francamente imbarazzante. Forse la cosa peggiore che mi è successa è stata in un posto dove mi hanno chiamata per fare una prova. Questo posto doveva ancora aprire, me l'hanno fatto pulire tutto, e io mi sono resa conto soltanto una volta uscita che mi avevano chiamato lì non per fare la prova come cameriera e per propormi veramente un lavoro, ma per farsi pulire i vetri del ristorante, visto che nel ristorante non c'era nessuno. Mai più sentiti, però so che sono falliti, quindi sono contenta. All'epoca nei forum online, che poi era Facebook e gruppi di Facebook, si diceva che denunciare non era possibile perché nel momento in cui tu accetti un lavoro in nero in Australia la colpa è anche tua. Io questa cosa non l'ho mai indagata, onestamente, mi sembra molto ingiusta e mi sembra che faccia incazzotti con l'unica notizia che ho sentito poi negli anni di un tipo che non poteva lavorare più di un tot ore perché aveva un visto studente, ma era stato assunto in un 7-Eleven, gli ha fatto causa e ha vinto. Se ce l'ha fatta lui, penso che lo possano fare tutti. Però quello che diceva il cugino del cugino del cugino su Facebook era che non c'era giustizia. Io francamente la segnalazione al governo di tutte le persone che se ne approfittate del mio visto proponendomi lavoro in nero l'ho fatta. Come sia andata onestamente non lo so, se lo trovo vi metto il link qua sotto per fare lo stesso. E sicuramente nella mia esperienza il nero veramente imbarazzante come situazione, una delle cose peggiori della mia esperienza australiana. Numero 2, il governo, cioè chi l'ha governata negli ultimi 10 anni, eccetera. E ecco, devo ammettere che, senza entrare troppo nello specifico in questo video, si sono comportati malissimo con le persone che potevano essere io, si sono comportati malissimo con chi aveva il working holiday visa, che è lo stesso visto che avevo io durante il coronavirus, durante la pandemia, cosa che i loro cugini neozelandesi assolutamente non hanno fatto. Ho un'amica che in Nuova Zelanda non poteva lavorare a causa del coronavirus, lei è coreana, e alla fine il governo in circa 2 anni ha dato a tutti gli stranieri che erano lì con un permesso regolare ma in scadenza un visto permanente. Quindi insomma si sono comportati molto meglio in Nuova Zelanda, cosa che dalle notizie che ho avuto, correggetemi amici dall'Australia, non posso dire che sia accaduta in Australia. Purtroppo la cosa che mi dà più fastidio è che l'Australia ha proprio dimenticato di essersi creata proprio grazie al sudore dei migranti che venivano dall'Italia, dalla Grecia, da tutti i paesi europei e non solo, e essersi arricchita sulle spalle di questi migranti, e poi ad un certo punto ha detto basta, ne abbiamo abbastanza, e ha iniziato a trattare gli esseri umani come cittadini di serie B. Questo è stato peggiorato secondo me da una serie di governi che si sono susseguiti, esiste in italiano quella parola lì, uno dopo l'altro, politicamente non mi rappresentano. Numero 3, so che tante persone dicono non potrei andare mai in Australia per i ragni perché sono gigantesche, è vero? Ecco, io di giganteschi li ho visti soprattutto a Sydney, soprattutto nei parchi, perché in casa mia a Melbourne non c'erano. Il più famoso, vi metto un warning, è questo qui, e lo puoi trovare in tantissime case australiane, ecco, a casa mia non l'ho mai visto. In compenso la cosa che mi manca meno in assoluto dell'Australia sono gli scarafaggi. È una roba orribile, raga, orribile! Io amo tanto l'Asia e quindi all'aperto arrivo a patti col fatto che nei posti molto caldi tu cammini e ci sono scarafaggi un po' dappertutto, ammettiamolo. Ma dentro la casa
dentro la casa, raga, io preferirei proprio di no. E vivendo a Melbourne è filato tutto liscio fino a, non lo so, 5 mesi prima di partire, che era arrivato appunto il grande caldo, e io ho iniziato a scoprire varietà di scarafaggi, nel senso che nel mio immaginario di cittadina io ma 3 ne conoscevo di tipi così, e poi invece c'è quello con le gambe che sembrano quasi ginocchia, quello nero, quello marrone, quello che vola, quello grosso, quello piccolo, quello dorato, a un certo punto ci capita dentro casa, insomma non vi saprei dire i nomi, no? Ma ce li avevamo tutti e non li sconfiggevi. Io ho buttato bombe chimiche per giorni appresso all'altro, gli unici a morire là dentro eravamo io e mio marito, perché ti prendeva la gola, faceva malissimo, dovevi lasciare la casa per ore, insomma gli scarafaggi vincono, non ci sono assolutamente dubbi su questo. E quando vivevo in Australia c'era una pubblicità, e in questa pubblicità appunto, ve la descrivo, ci sta uno scarafaggio sul pavimento bellissimo di questa casa australiana, la telecamera si abbassa, quindi saluta il pavimento in marmo, scende sotto nel cosa c'è sotto la casa, c'è una tana gigantesca di scarafaggi, perché ne vedi uno e ce ne sono altri 100, e questa è la regola, e mai spostare il frigorifero in Australia di notte, mai, raga. Quindi quando sono venuta qui in UK, mi ricordo che il primo posto dove abbiamo vissuto, una casa in affitto in Aberdeen, vedevo le macchie sul muro e dicevo porca miseria, poi dicevo è la muffa, grazie a Dio, e da allora non ho più avuto, grazie a Dio, problemi con gli scarafaggi. Il palazzo dove vivevo avevamo fatto la segnalazione, ma dicevano che insomma è una cosa che non si riesce a dominare, e io francamente nella mia piccola esperienza un pochino ci credo che vincano sempre loro. Il motivo numero 4 è che, un po' come qui, se vuoi, poiché c'hanno tante possibilità in Australia per una serie di motivi, a volte ho visto delle persone un po' troppo superficiali. Poi non lo so, insomma, io ci ho vissuto solo un anno, non ho avuto questi super rapporti con i locali, però a volte mi ha dato quella impressione lì. E poi è vero che dove abitavo io vedevi soltanto il peggio della fauna locale, non perché stando in centro, quasi in tutte le città, quando sei proprio in centro di notte, vedi le situazioni più assurde, tipo australiani che cercavano di intimorire, picchiare o insultare la gente che lavorava da McDonald's, per dire, no? E quello quante volte l'ho visto, raga? Tantissime volte. Succede qui, succede in Italia, succede dappertutto, non ci sono dubbi. Però ecco, forse perché io vivo in una situazione diversa, più difficile, dovevo lavorare di più, eccetera, a volte sentivo un po' di superficialità, ma in realtà probabilmente era il discorso che lì puoi vivere anche in un modo un po' easy peasy, ma non è tutto oro quello che luccica, quindi il discorso delle droghe in quegli ambienti, qualsiasi ambienti, è veramente una roba da far accaponare la pelle. Io l'uso di droga più grosso che ho visto è stato ad Aberdeen, quando lavoravo come carer ho visto le cose più assurde per la cocaina, per abuso d'alcol sicuramente anche in Australia era così, e droghe sì, sia nei ristoranti, dove io però personalmente non ho visto niente, so solo i racconti, sia anche in qualsiasi altro tipo di lavoro. Perché? Perché tutti quanti ci abbiamo un vuoto dentro, e secondo me l'Australia non è il posto migliore per riempire quel vuoto in alcuni momenti della tua crescita. Motivo 4, perché l'Australia ha il limite geografico. Tu sei a Melbourne, città fantastica, e io vi giuro uscivo tutte le sere e quasi tutti i weekend facevo una cosa diversa, però a un certo punto il limite di quella vita sempre nello stesso posto, secondo me lo senti. Noi europei siamo estremamente viziati in un senso positivo, che non che siamo persone brutte perché abbiamo questa possibilità, ma perché insomma siamo estremamente fortunati dal poter prendere un aereo e andare a conoscere Parigi, prendere un aereo e andare in Germania, prendere un aereo e fare una vacanza in Grecia. Ecco, se sei in Australia devi avere veramente tanti soldi per poter fare la stessa cosa. Anche uno dei motivi per i quali non ho più preso in considerazione l'Australia, sarebbe stato troppo dispendioso, troppo difficile, troppo lontana. Italiana, ci tenevo troppo al fatto di poter non solo continuare a girare il mondo, ma di poter tornare in Italia. Altro motivo, l'istruzione è costosa, ci sono tante borse di studio, ma è costosa. Io ho preso assolutamente in considerazione all'epoca l'idea di comunque iscrivermi all'università lì, perché era una cosa meravigliosa, entravo e mi sentivo benissimo all'università di Melbourne, ma avrei speso questa cifra per laurearmi nella stessa materia per la quale qui in UK mi sono laureata gratis. Diceva bene una mia amica italo-australiana che la civiltà di un paese la fa anche quanto l'istruzione sia accessibile per la sua popolazione. Partire con quel debito studentesco, beh, non è proprio facile, sebbene in Australia poi ci siano fra gli stipendi più alti al mondo, e quindi insomma sicuramente poi il mondo del lavoro è competitivo, che è uno dei pro che riconosco assolutamente, però qui stiamo parlando soltanto dei contro, vi ricordo. Altro problema secondo me in Australia, è vero che si è pagato tantissimo, noi come
cameriera io e cuoco lui, e la cameriera qui in 6 mesi si è rotta una gamba e quindi non ha più lavorato per gli ultimi 6 mesi, credo appunto, siamo riusciti a mettere da parte $10,000, che non erano neanche tanti rispetto alle cifre che altri amici hanno messo da parte lavorando di più, perché se vuoi puoi lavorare veramente tantissimo e mettere da parte molti soldi quando un'ora di lavoro è pagata questa cifra, raga. Però sebbene queste cifre siano molto interessanti, soprattutto se vieni dall'Europa, se vieni dall'Italia a maggior ragione, perché c'è così tanto lavoro, te lo sbattono in faccia a tutte le parti ed è ben pagato, ecco, malgrado questo, poi la vita come l'avrei voluta io sarebbe stata difficile da costruire. Io avrei voluto la villa in zona quasi centrale, ecco, lì parliamo di milioni per quella roba lì, e comunque anche per la periferia si parla di milioni. Vi metto qualche annuncio: le case in Melbourne, Sydney, che vuol dire che fa, penso sia pure peggio. E poi per me l'Australia è stato a lungo un magone, perché nel momento in cui ho messo piede di nuovo in Europa ho detto è finita, non ci tornerò più, l'ho sentito subito, ho detto mi sembra una vita fa, mi sembra non è più la mia vita quella, ok? E ancora oggi se vedo le foto di quel periodo io vedo così tanta felicità che mi viene da commuovermi, insomma mi vengono le lacrime, non è che piango, però mi commuovo, mi viene il magone. Però negli anni ho fatto proprio pace con quell'argomento lì, ma per anni non sono riuscita a parlare come avrei voluto. Infatti l'Australia mi è venuta tante volte in sogno, vedo sempre questo posto che in realtà non esiste, dove io torno, e torno sempre in Australia in qualche modo, ancora oggi, anche se lo sogno meno. Però ecco, se avessi trovato le parole per dire le cose che non amo dell'Australia 10 anni fa quasi, vi avrei detto anche l'internet. Su questo non mi dilungo, perché sono passati 10 anni, magari sarà migliorato, ma tipo nel mio palazzo andava lentissimo, raga, e non costava manco poco. Detta questa sciocchezza dell'internet, vi lascio invece con la cosa più importante, secondo me il motivo proprio numero uno per il quale quella vita non riuscirei a farla ancora, ok? Il fuso orario. Il fuso orario è una roba devastante. Ricordo una discussione così dolorosa con una persona alla quale voglio bene di notte per me, e per questa persona era giorno, tranquillissima, continuava a scrivere, io al cellulare a piangere alle 4 di notte così per cercare di rispondere, di concludere quella situazione per poter finalmente andare a dormire. Lasciando la tragicità di questo episodio in sé, c'era un momento in cui volevo parlare con la mia famiglia, volevo parlare con i miei amici, volevo parlare con le persone che contavano, per dire ho visto questo, ho fatto questo. Guardavo il cellulare e non erano ancora neanche svegli, si sarebbero svegliati nel mio pomeriggio. Quella cosa lì, quella sensazione lì fa cacare, cioè la cosa più dolorosa che esista, perché stai vivendo in un mondo che per loro non è ancora neanche iniziato. Quella per me era una sofferenza assurda, veramente veramente assurda. Sono sicura che fresca di Australia avrei potuto dire cose diverse, aggiungere anche altre questioni, altri punti negativi, ma quello che so è che quando vivevo lì mi intervistò Aldo di Italians in Fuga, una vecchia intervista che non so se potete ancora trovare, e lui mi chiese dei contro sull'Australia, e io all'epoca quando ci vivevo l'unica cosa che mi venne in mente fu gli scarafaggi. Ci ho dovuto lavorare un po' per arrivare a questa consapevolezza, per mettere un po' di distanza tra me e quell'amore così grande, un paese che ho amato tantissimo. Sto progettando di tornare in Australia, sì, ma in un modo che vedrete fra qualche anno, spero, e che non riguarda il trasferirsi. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo dappertutto nell'internet, iscrivetevi al canale per supportare quello che faccio e mettete un mi piace e un commento, e ditemi, la vostra Australia è stata come la mia? Concordate o c'è qualcosa che vorreste aggiungere? E vi ricordo che le cose positive le ho dette tutte sul mio blog, quindi andate a leggere. Ciao!